Farinetti, oggi la presentazione di un libro davvero interessante. Ah, grazie. Si chiama Migliorare si può, è una roba molto semplice. Abbiamo chiesto a 100 italiani, secondo me tra i migliori, di dirci tre robe belle. È un libro da tenere sul comodino, ci sono 300 consigli per migliorare. Basta, magari ogni sera se ne legge uno e si migliora. È un piccolo gesto fatto dalla nostra fondazione che può essere molto utile. È anche un libro che non è tanto costoso, 14 euro. È un libro proprio da tenere il comodino, ma da Ligabue a Rampini, da Ezio Mauro a Fabio Fazio, da Renzo Arbore alla Nannini, a Aldo Grasso, a Scurati, a Misseroli, a Lella Costa, a Gino Michele, alle persone che c'è, Gianni Tamburi, Andrea Guerra, alle persone che c'erano stasera, 300 consigli. Come nasce l'idea di fare questo libro? Nasce dal fatto che noi abbiamo una fondazione, si chiama Fondazione Mirafiore, che è a Serralunga d'Alba, in mezzo alle vigne, bellissima, e dove un gruppo di persone abbiamo deciso che il nostro obiettivo era migliorare. Quindi abbiamo fatto una fondazione su questo tema, che deve essere gratis per tutti e non deve ricevere contributi pubblici. Quindi viviamo dalla nostra libreria, la nostra vendita del vino, abbiamo un ristorante che si chiama Disguido, che è un'osteria, siccome c'è quello figo che si chiama Guido, quello l'abbiamo chiamato Disguido, e ogni venerdì e sabato invitiamo una bella persona a raccontarci delle robe. In 5 anni sono venuti in 100 e questi 100, da questi 100 abbiamo tratto dai loro speech le frasi giuste. Anche questa sera abbiamo sentito tante frasi tra ottimismo e anche un po' di pessimismo. Allora, come sarà questo futuro? Il futuro sarà bellissimo, dipende da noi. In ogni caso bisogna pensare che sarà bellissimo, lavorare perché lo sia. La cosa più stupida è essere pessimisti, cioè pensare che i problemi non si possono risolvere, è una vita infame, no? Bisogna pensare che li possiamo risolvere, mettercela tutta, poi magari non riusciamo a risolvere nei tempi che vogliamo, poi magari c'è dei casini, perché dei casini ce n'è, c'è i popoli che si muovono, e io la vedo come una cosa positiva, per esempio, meravigliosa. Non vedo l'ora di vedere le mie nipotine, che i miei nipotini piccolissimi, a scuola, con tutti i colori, con tutta la gente di tutto il mondo. C'è le guerre, è un casino, e quindi c'è il terrorismo, ma ne abbiamo passati di ogni, dobbiamo risolverlo questo tema. E l'unico modo per risolverlo è la ragione di Gino Strada, che è uno di quelli che c'è sul nostro libro, che dice vogliamo la guerra. Ammogliamola, incominciamo noi italiani per esempio a smettere di esportare armi da guerra. Ci siamo riusciti sulle mine antiuomo, eravamo i più grandi produttori, anche i migliori, perché noi nell'arte manufatturiera facciamo le mine antiuomo che ammazzavano più umani possibile, le abbiamo abolite, non si fanno più, le fabbriche sono state ristrutturate e così possiamo farlo con le armi da guerra. È che bisogna ragionare con le grandi utopie adesso, le grandi utopie. Stasera c'è stata una bella discussione, il fatto che io sostengo che utopia deriva da eutopos, cioè il luogo bellissimo, e Aldo Grasso sostiene che deriva da oitopos, cioè da non luogo, e quindi è stata una bella discussione tra un intellettuale che in teoria ha sempre ragione lui e un droghiere che non è un tubo, ma io dico che è meglio la mia definizione.